Il gran gala dello sport conquista il teatro Ventidio Basso. Un numerosissimo pubblico ha applaudito incessantemente gli oltre 120 atleti premiati. I campioni si sono distinti non solo per la bravura, ma anche per la passione e grande cuore. Ospite d'onore un piccolo ma grandissimo atleta della ginnastica italiana. Sì, le Marche sono una regione con una grande tradizione sportiva, certamente anche nella ginnastica. Ci sono realtà importanti anche vicino alla città di Ascoli, San Benedetto del Tronto, Fermo, Porto San Giorgio. È una regione che lavora molto bene sulla ginnastica artistica, questo mi fa molto piacere, ma soprattutto è una regione sportiva. Svariati gli Oscar consegnati, tra i quali quello al calciatore ascolano dell'anno Mattia Destro, giunto direttamente dalle mani del grande ginnasta olimpionico Yuri Chechi, e l'Oscar Fair Play Costantino Rozzi, assegnato alla compagnia Arcieri Piceni. È stata un'esperienza molto importante per me perché sono cresciuto tantissimo. Adesso milito nel Genoa, mi ha aiutato molto a crescere come giocatore, è stata una formazione molto importante per me e cercherò di fare il massimo per continuare questa esperienza bellissima con il Genoa. Sono stati insigniti questa sera del premio Fair Play, che per me è stato un qualcosa di sorprendente, per il gesto che una nostra ragazza, Solidiano Ricci, è riuscita a fare così, proprio con una naturalezza incredibile. Ha perso una gara per 2 punti, ridando un punto alla concorrente avversaria che poi ha vinto. Un tocco di bellezza non poteva di certo mancare. Madrina d'eccezione è stata infatti la splendida Cecilia Capriotti. Il gran gala dello sport però non si è concluso con la sola consegna di onorificenze ai campioni, ma è stato anche un momento di riflessione e di condivisione per favorire la riscoperta della cultura sportiva tra gli ascolani. Non è stato solamente un momento per premiare gli atleti, è stato anche un momento dove riflettere attorno agli ideali fondanti dello sport. Quindi abbiamo parlato di fair play, abbiamo parlato di rispetto delle regole, di rispetto del proprio corpo, del rispetto di tutte quelle di grandi ideali che ruotano attorno allo sport. Serate come queste ci vogliono per ricordarci che lo sport è soprattutto divertirsi e stare bene con se stesso e con gli altri.